Benvenuto a Brunello 2013, Giancarlo Marcucci, innanzitutto per San Carlo naturalmente, innanzitutto cominciamo a posizionare geograficamente l'azienda e l'esposizione delle vigne. Esposizione naturalmente sud-ovest, per cui il versante guarda il mare, un'altitudine media di 350-360 metri. Le Fra Rosso e Brunello 10-11 mila bottiglie di vino, di cui la prevalenza Brunello circa 6 mila di Brunello, il mercato prevalentemente Europa e fuori Italia comunque. Giancarlo Marcucci ha una storia anche come consigliere, sindaco revisore, è una memoria storica, soprattutto una memoria di dati meteorologici. Sì, è un'attività che il Consorzio ha sempre svolto, quella naturalmente di monitorare costantemente l'andamento climatico di varie zone. Ci sono delle stazioni climatiche posizionate nelle varie zone del comune e naturalmente vengono raccolti i dati che poi sono a disposizione di tutti i soci che ne vogliono fare uso. Il cambiamento climatico negli ultimi 30 anni si è manifestato in che misura a Montalcino? Si è manifestato in una diminuzione di piogge, ma soprattutto in una concentrazione di giorni di pioggia, per cui abbiamo delle precipitazioni piuttosto violente, concentrate in pochi giorni, e una diminuzione naturalmente della quantità e un aumento della temperatura media. In che misura? Nella misura di circa un 3 gradi dagli ultimi 40 anni. Sono numeri molto importanti che forse sono le cause di questi brunelli molto esplosivi e dal grado alcolico molto alto. Sì, perché si va dai 12 e mezzo dei primi disciplinari, in cui era anche previsto un'aggiunta di mosti concentrati, a naturalmente a ora dei vini che 14 e mezzo, 15 e quanti se ne voglia. Qui è veramente difficile. Qui accanto a lei, alle sue spalle, abbiamo Gemma. Sì, è la nuova titolare dell'azienda, largo a giovani, per cui naturalmente poi soprattutto donne. Quali sono le caratteristiche organolettiche principali del vostro Brunello? È una gran bella struttura, è un vino molto concentrato, con bei tannini eleganti, quindi ne siamo soddisfatti e speriamo comunque in una grande capacità di affinamento, di miglioramento e in un bel invecchiamento.